troppo. One, two, three. Viene il vento, e come son contento, passa veloce, scatta il mio lamento. Ora sento che sto per decollare, volerò per giungere al tuo cuore. Vogliamo stare, liberiamo l'anima e tutto si può fare. Solo liberi attraversiamo il mare, tra le onde, per sentirsi liberi, per sentirsi liberi. Si vede il sole e poi le facce son tinte di grigiore. Per ritrovare il mondo e i suoi colori basta sentirsi veramente liberi, veramente liberi. Liberi, liberi, liberi dentro, senza compromessi. Sono Michelangelo, ho 45 anni, a 18 anni ho avuto un incidente sul lavoro sotto la Fiat Mirafiori, faccio l'elettricista e sono caduto in un pozzo artesiano in disuso. Fino a quel momento ero normodotato, poi poco dopo in ospedale ho saputo che avrei perso l'utilizzo delle gambe e sarei rimasto disabile in maniera permanente. L'ho presa malissimo, la disperazione è forse il termine giusto. Avevo paura di non poter tornare ad essere quello che ero. Ero un'altra persona, ero limitato, ero handicappato. Mi chiamo Stella Robledo, sono arrivata nell'anno 1979
Sono argentina, e sono arrivata qua con mio marito per ragione politica. Nell'anno 79, quando io sono arrivata, non è stato una cosa piacevole il mio arrivo, cioè io non ho scelto arrivare. Mi sono sentita molto a disagio, forse perché non era una mia scelta, prima cosa. Cioè ero costretta per problemi politici, così come alle volte ora vengono costrette delle persone a muoversi per problemi economici, no? Credo che le donne, perché l'ho vissuto in prima persona, fanno una fatica molto, molto il doppio di un uomo, di una persona del sesso maschile. Mi è costato l'inserimento qua per la mancanza della padronanza della lingua italiana e non saper che tipo di lavoro potevo svolgere. Io avevo due figli piccoli e odiavo la gente. Io cosa ho detto così praticamente, il mio problema era, detto in modo molto semplice, una nevrosi ansiosa con sintomatologia ossessiva. Adesso è molto meno accentuata rispetto che una volta, no? Ma detto così in termini più comuni, uno con problemi di ansia, due con problemi tipo, spiegandolo in modo molto più semplice, magari vediamo un caso, io sapevo perfettamente a livello cosciente che il gas era chiuso, no? Eppure avere l'istinto di andare a controllare 3 o 4 volte che il gas fosse chiuso, anche se coscientemente sapevo che il gas era chiuso. Magari anche se coscientemente sapevo che la porta era chiusa, controllare 3 o 4 volte che la porta fosse effettivamente chiusa. Ma io praticamente ho affrontato questo problema sia andando dal medico, prendendo degli antiansiolitici, e sia anche rendendomi conto che questo bisogno di controllare e ricontrollare, oltre a una natura così organica, aveva anche una natura psicologica. Sono ormai molti anni che sto subendo una pesante situazione di mobbing nella mia azienda. E cioè sono stata totalmente demansionata, sono stata privata del lavoro che prima svolgevo e tutto ciò senza che avesse alcuna spiegazione. Non posso più parlare con i miei collaboratori, anzi i miei collaboratori hanno ricevuto delle pesanti sanzioni se si rivolgeranno a me. I colleghi non mi parlano. Tutto diventa molto difficile, non posso nemmeno chiedere un permesso, chiedere le ferie, chiedere un foglio di carta, tutto mi è assolutamente negato. Vengo trasferita da un ufficio all'altro e ogni volta questi trasferimenti non rispondono a nessuna logica razionale, sono soltanto delle esercitazioni per farmi sentire in difficoltà in azienda. Sono sempre più lontana dai centri decisionali.
L'azienda si sta privatizzando e proprio per questa ragione vuole far fuori le persone che non sono più tanto giovani, e io sono una di quelle. Non mi è stata fatta alcun tipo di proposta alternativa. Io me ne devo andare, ma ciò non mi viene mai detto chiaramente. Lo devo capire io, cioè devo percorrere tutti i gradini della degradazione per capire che quella è l'unica scelta che io devo fare. L'obiettivo dell'associazione è quella della band Liberi Dentro, è quella lì proprio di comunque anche accogliere, cioè non è una band chiusa, ma accogliere anche altri musicisti, no? Infatti per esempio proprio adesso abbiamo inserito altri due elementi, no? Di cui c'è una ragazza appunto anche disabile, una ragazza invece non modotata, e speriamo di poterne anche accoglierne altre, cioè vogliamo fare una band aperta, non chiusa, ecco. Siamo partiti adesso la formazione della band è formata da 9 elementi, no? E speriamo appunto di poterla sempre allargare a più persone che vogliono fare musica, vogliono fare un'esperienza musicale veramente interessante. Parlare, però così in generale è proprio la prima volta che sento il termine. Allora, i gruppi di automuto aiuto sono gruppi all'interno dei quali si incontrano per loro libera scelta persone che condividono una stessa problematica, una stessa condizione, un periodo della vita particolare, e che decidono di condividere insieme le loro esperienze, che hanno questo comune denominatore ma che comunque possono essere diverse, e ognuna in sé portatrice di uno specifico valore, e quindi in qualche modo essere utile alle altre persone che si incontrano nel gruppo, e allo stesso tempo in qualche modo recuperare dalle esperienze delle altre persone qualcosa che possa essere utile per se stessi. Il facilitatore all'interno dei gruppi di automutuo aiuto ha questa funzione di condurre la comunicazione nei momenti in cui magari c'è qualche difficoltà, oppure quando c'è un membro del gruppo nuovo che quindi deve essere introdotto, diciamo, da una persona un pochino più super partes, ecco. E il corso di formazione intende formare delle persone che abbiano degli strumenti sia teorici che anche pratici, di esperienza attraverso simulazioni, per poter ricoprire questo ruolo, che comunque deve essere ovviamente, insomma, corredato da un'esperienza, per cui i facilitatori non lo si diventano appena si è finito il corso. Ho capito. E che requisiti sono richiesti per fare... Per iscriversi al corso? Sì. Nessun requisito formale a livello di titolo di studio, piuttosto che certamente un interesse verso quella che è la tematica del corso, quindi la comunicazione, l'ascolto, la relazione d'aiuto.
Sul tema della formazione, è una delle attività che il Centro di Servizio Idea Solidale in particolare ha come dire, impiantato sin dall'inizio gran parte del suo, della sua promozione, perché riteniamo che la formazione sia l'elemento essenziale per far crescere il volontariato. Però la formazione deve avere un metodo che è condiviso con le associazioni, non può essere una formazione imposta. Allora, noi la strutturiamo in diversi modi. Allora, strutturiamo una formazione di carattere generale che viene fatta dal centro di servizio e è una formazione che è rivolta per esempio al fundraising, cioè insegniamo alle associazioni come si deve fare il fundraising, oppure formazione rivolta a cose di carattere generale sulla legislazione, eccetera. Poi c'è la formazione, diciamo, particolare delle associazioni di volontariato, cioè quelle che hanno bisogno di fare formazione per svolgere l'attività che stanno facendo. Allora, nel caso specifico dell'auto mutuo aiuto, è chiaro che c'è l'esigenza di formare dei facilitatori perché aggreghino poi tutte le altre attività, eccetera. C'è l'esigenza di formare degli animatori, ma sono esigenze che arrivano dalle associazioni, cioè non sono esigenze che ha il centro di servizio. Il centro di servizio le sostiene perché questo è un modo di far crescere il volontariato. Allora, il volontariato cresce solo attraverso queste forme di formazione, cresce solo attraverso questa attività comune che si riesce a fare tra centro di servizio e associazioni stesse. Da quello che ho capito, il facilitatore ha un ruolo all'interno del gruppo, ma esattamente come gli altri membri. Come il gruppo di Automoto Aiuto è un gruppo orizzontale, all'interno del quale tutti i membri sono sullo stesso livello. Il facilitatore ha, diciamo, questo ruolo aggiuntivo di tenere un po' il filo conduttore nel momento in cui si perde qualcosa, nel momento in cui la situazione potrebbe degenerare, ecco. Però ci sono anche gruppi di automutuo aiuto che il facilitatore non ce l'hanno. Certo. Ascolta, per chi lavora questo corso come si svolge? Che tipo di frequentazione richiede? In totale sono 40 ore, 40 ore di formazione, previsto poi un test finale, per cui chi avrà superato il test finale avrà un attestato di superamento del test di partecipazione al corso. I centri di servizio sono nati da un'espressione della legge 266 nazionale che parlava del volontariato. Nascono appunto, come lo dice la